Abbiamo iniziato col casting del corto e non riuscivamo a trovare due bambini che dovevano sembrare fratello e sorella. Quando si è presentata lei, che abbiamo visto che aveva delle doti innegabilmente, vedrete il film poi e capirete che è veramente un'attrice nata, parlando con quei genitori che erano ad accompagnarla, abbiamo scoperto che aveva un fratello. E mi ha detto, ma il fratello è sveglio come la sorella? Perché ogni tanto succede che la sorella è sveglia, il fratello è un po' così. Quando finisce? E finirà verso le 5:30, beh aspettiamo, fa la doccia e ce lo portate qua. Infatti cos'è successo? È arrivato vestito da calciatore praticamente, ha fatto un provino che sembrava Zidane, un po' così, più o meno, e alla fine l'abbiamo preso. C'è una scena, adesso qui si va nel tecnico, è quello che si chiama piano sequenza. Non so se qualcuno è pratico di cinema o di Hitchcock era un maestro del piano sequenza, cioè sono scene che durano magari 3 minuti in cui la camera non si spegne neanche un secondo, che segue tutta l'azione e quindi chi recita deve essere veramente un bravo attore. Ecco, c'è una scena che si svolge in una legnaia in cui loro stanno giocando con una cassa, con degli attrezzi, che dura 1:20, cioè voi immaginate due che non hanno mai studiato recitazione né niente, che hanno però studiato il copione, dizione, tutto quanto. Ecco, la mia dizione è pessima. Adesso me ne sto accorgendo perché sto lavorando. Grazie. Sta lavorando, sta lavorando. No, guardo sempre Pasquale in prima fila perché poi. Perché lui ha l'addizione, quello con l'addizione migliore. Lui ha l'addizione migliore. Per quello che. Infatti, l'unico scontro che abbiamo avuto con Alessandro, cioè non abbiamo mai litigato una volta, se non sull'addizione, perché lui è uno di quelli così, cioè lui ha anche dei rapporti stretti con la Svizzera, probabilmente anche del sangue svizzero, che cioè è veramente svizzero. Se c'è qualche svizzero mi perdoni, però va bene tutto, ma essere troppo svizzeri non va bene. Cioè, chi ha fatto il doppiaggio, si è doppiato, è stato doppiato, sa che era veramente pignolo, cioè è aperta, la è chiusa. Gli unici due dispensati erano Annick, che è francese, quindi ha quell'accento. E Pasquale, che è francese, che è molto francese di Castellammare. No, che è il bello, che poi a volte ti esaltava dicendo questa era perfetta, però hai sbagliato l'audizione, dobbiamo rifarla. Che proprio ti uccideva moralmente, era terribile. Tipo il bene, no? Bene, a teatro si dice bene. Bene, che rimanere vivi ogni tanto sarebbe anche bello. Il destino era che loro già nel corto facevano una fine non tanto bella, e poi nel film, che comunque era... facevano una fine peggiore. Esatto, peggiore. Comunque, vabbè, poi cercheremo la prossima volta di impegnarci un po' di più. Avete visto gli Oscar? Preparatevi che l'anno prossimo ci sarete anche voi. Questo mi sembra un po'. Volete ringraziare qualcuno? Maradona, no. Lasciami stare Maradona. Dobbiamo ringraziarci. Sono emozionato. Mi devo lasciare andare. E vabbè, mi sa che ti picchia adesso. Sì, infatti adesso approfitto finché riesco ancora. Quando arrivo nel 95 direi che. Sono andato al nonno. Che... Ciao ragazzi. Gracias.